ha la forza della continuità. Quando una manifestazione riesce ogni anno a replicarsi e arriva alla 21ª edizione, significa che è entrata nel tessuto connettivo della città, della provincia, del mondo sportivo. E il mondo sportivo è stato sempre vicino a una manifestazione come questa. Io dico sempre che i bersaglieri vanno di corsa, ma anche gli sportivi vanno di corsa. Quindi noi ci troviamo nella Brigata Garibaldi come a casa nostra. Il villaggio Crevisi soprattutto è l'impegno di quelle che sono le federazioni e le società sportive che saranno presenti sabato e domenica con questa loro parata di esperienze. Noi come CONI abbiamo coordinato questa attività grazie all'impegno del professore Giuseppe Bonacci, che è il coordinatore tecnico e sportivo del CONI, e quindi ci sarà questo importante corollario alla manifestazione della domenica. Tornando alla flip-flop e ai bersaglieri, devo dire che in questa manifestazione della flip-flop, ma anche in tutte le altre iniziative della Brigata Garibaldi, vediamo e confermiamo quello che era puntualità, la precisione organizzativa della Brigata Garibaldi, e forse rientro un poco in quello che è l'etimo del nome, cioè bersaglieri. Bersaglieri, molti si domandano da che deriva. Deriva dai fucilieri di precisione, perché i bersaglieri, bersaglio, erano un corpo che aveva nel proprio DNA la precisione con le armi, e quindi questo è sicuramente un significativo momento che richiama la precisione organizzativa. Precisione organizzativa che fa della Brigata Garibaldi e dei bersaglieri un'eccellenza del nostro territorio e non solo. Vorrei ricordare a tutti noi che in questi giorni in Australia c'è la grande manifestazione delle eccellenze italiane, e a Darwin, una delle città più importanti dell'Australia, oltre all'Amerigo Vespucci, della nostra marina, che è uno dei fiori all'occhiello della nostra marina, ma anche dell'Italia, c'è anche la fanfara della Brigata Garibaldi, che ha tenuto dei concerti sia in tandem con sul molo e cioè la Vespucci, sia in alcune città intorno a Darwin in Australia. Quindi credo che sia anche questo un momento significativo che esalta il ruolo della Brigata Garibaldi come una eccellenza della nostra città, della nostra provincia e dell'Italia. Quindi credo che questo sia un aspetto che vada sottolineato. Mi auguro che la fanfara sia qui, sicuramente sarà qui e in volo, credo, perché ieri hanno terminato le esibizioni, e quindi che sia qui durante la nostra manifestazione, che vede l'unica banda militare del mondo che suona di corsa, e credo che questo è un fatto significativo che dobbiamo sottolineare, perché sono queste tipicità, comandante Sassari, che noi dobbiamo mettere in evidenza per dire che la vostra struttura è un'eccellenza della nostra città. Grazie. Grazie, grazie mille. Grazie, è veramente un piacere vedere una platea così numerosa con così tanti ospiti. Prima di dare chiaramente la parola ai nostri illustri relatori, due osservazioni. La prima, innanzitutto, che la Brigata Garibaldi ha mantenuto la promessa fatta l'anno scorso in chiusura della 20ª edizione. Avevamo promesso che questa, la 21ª, sarebbe stata più importante sia in termini qualitativi che quantitativi, e diciamo che posso confermarvi che abbiamo mantenuto la nostra promessa, in quanto la 21ª edizione sia prima di tutto un momento clou nell'ambito del calendario podistico nazionale, visto che la FIDAL ha riconosciuto la professionalità e la dedizione della Brigata nell'organizzare questo tipo di evento, ma soprattutto in quello che poi è il contorno. Il fine settimana del 19 e 20 sarà una festa dello sport che vedrà al centro come centro di gravità il villaggio Crevisi. Perché facciamo la flip-flop? Lo ricordo soprattutto ai nostri giovani studenti che vedo
nel fondo. La facciamo perché è importante, teniamo il nostro dovere promuovere i valori che lo sport rappresenta, che sono poi quei valori che sono anche scolpiti nel DNA dell'esercito. È il valore della lealtà, del coraggio, della dedizione, lo spirito di sacrificio, il rispetto degli altri, senza dimenticare poi l'inclusione e la solidarietà. Lo facciamo perché chiaramente questi valori, facendoli propri, si riesce poi a plasmare un po' il comportamento e avere una società migliore. Voglio poi fare un'osservazione su come mai il Flip Flop ormai è diventato un evento di successo e Caserta penso possa fare scuola. A mio parere è un evento di successo non perché la organizza la Brigata Bersaglieri di Garibaldi, noi abbiamo sì l'onore di organizzarla, ma perché c'è veramente un coinvolgimento forte, importante di tutti gli stakeholders, sia pubblici che privati, a partire dal Comune di Caserta che collabora e ci dà un sostegno importantissimo, ma senza lasciare tutti gli altri. E questo è un chiaro esempio che facendo gioco di squadra, condividendo gli obiettivi anche sul territorio, si riesce a fare cose importanti, organizzare eventi di questo. L'ultimo punto, parlavo prima del villaggio Crevis, che è un villaggio sportivo. La Flick Flop non è solo una competizione podistica, anzi, diciamo forse è un evento sì importante ma marginale. La Flick Flop è legata allo sport. Il villaggio Premis è un villaggio che promuove lo sport e invito tutti quindi a partecipare il sabato dal momento di inaugurazione fino alla domenica quando sarà chiusa la manifestazione, in cui tutti gli appassionati, i giovani, le famiglie potranno fare sport, vedere manifestazioni sportive, ma è anche, oltre che un villaggio dello sport, è un villaggio della salute. Sarà la possibilità di fare screening gratuiti, soprattutto per le donne. E qui mi aggancio e do il benvenuto a bordo a Comen. Da quest'anno abbiamo una collaborazione con Comen Italia, qui rappresentata dalla presidente di Caserta, la professoressa Cagnazzo, che si è unita a noi e faranno sì gli screening durante la manifestazione, quindi per la prevenzione dei tumori oncologici delle donne, ma anche faranno con noi, parteciperanno alla nostra 5 km. La 5 km, quindi lo start della 5 km sarà anche lo start per la Race for the Cure. Quindi saranno anche le donne che della Race for the Cure, tutti coloro che vorranno partecipare, che faranno la passeggiata dei 5 km nel centro storico di Caserta. E questo sarà un bellissimo momento per goderci la nostra bella città. Grazie ancora e benvenuti.